Da un lato gli artisti in azione, dall'altro i numerosi banchini e la folla di visitatori. Il mercatino delle Pulci è tornato in città in un'insolita veste notturna, ma più colorata che mai. A far da sfondo all'evento svuota cantine il parcheggio Baldaccio e il parco Ducci, che si sono animati grazie al mercatino e da Fermarti, il progetto che ha visto impegnati una quarantina di artisti, tra pittori, fotografi, illustratori e writers. È un modo per valorizzare il Baldaccio. La nostra idea è proprio quella, in linea con quanto l'amministrazione ha programmato, che è appunto quella di riqualificare l'immobile esterno del Baldaccio in modo tale da poterlo far diventare un punto di attrazione di persone, quindi verrà ristrutturato e poi messo a bando. In attesa di tutto questo, l'iniziativa parte proprio oggi con il mercatino delle Pulci in serale, che ha oltre 300 banchi, migliaia di persone che vengono qua, il pieno dentro il Baldaccio, quindi l'obiettivo nostro è raggiunto, è proprio quello di cominciare a chiamare su questo parcheggio degli eventi che possano interessare tutti, e qui vediamo quanta gente c'è, in modo tale da qualificare questo ambiente in attesa della ristrutturazione definitiva che avverrà a fine d'anno. Proprio per questo il mercatino è una iniziativa, poi c'è anche una iniziativa ulteriore che è Fermarti, che è una, diciamo, insieme di riqualificazione, un progetto di riqualificazione urbana vero e proprio, perché tanti artisti cimentano in proprie opere che vengono poi messe, come vedrete, dentro le parti esterne della parte emersa del Baldaccio, e sono opere che attirano e attireranno da qui a quando ci sarà la ristrutturazione. Quindi sostanzialmente funzionerà questa galleria a cielo aperto fino a che non sarà ristrutturato l'intero immobile, e queste opere poi verranno tolte e date ai propri artisti che le hanno realizzate.